Salve popolo di YouTube, benvenuti sul canale Shion. Una fanciulla di nome Maria in pericolo e un eroe in salopette pronto ad andarla a salvare. Oggi voglio parlarvi di Vigilante per Sega Master System. Si tratta di un picchiaduro a scorrimento che si ispira a piene mani a Kung Fu Master. Il gameplay è praticamente lo stesso, si cammina avanti e si sconfiggono i nemici che ci vengono incontro. I modi per farlo sono differenti, cioè il pugno, il calcio e il pugno volanti. E poi c'è anche il Nunchaku. Il Nunchaku si trova facilmente lungo i livelli e si rivela molto presto la scelta migliore in assoluto per sconfiggere i nemici. I comandi sembrano rispondere abbastanza bene, però è praticamente impossibile o comunque molto difficile effettuare gli attacchi volanti. Questo deriva dal fatto che su Master System ci sono due pulsanti, in questo caso uno è usato per i pugni e uno per i calci, e il salto si fa premendo i due pulsanti assieme. Il problema è che non si capisce in quale momento bisogna premere un tasto di attacco piuttosto che un altro per effettuare l'attacco volante. Basti pensare che io ancora oggi non so come si faccia. Ma parliamo dei nemici. Ci sono fondamentalmente due tipi di nemici. Ci sono quelli più sfigati in pantaloni verdi, che ci assalgono con una sorta di presa vulcaniana stile Spock, che drena lentamente la nostra energia, un po' come succedeva anche in Kung Fu Master. E tra parentesi ci sono anche i nemici più stupidi di tutto il gioco, visto che basta saltare per farli passare avanti. E poi c'è tutta una serie di nemici armati che richiedono molti più colpi per essere fatti fuori. Ma malgrado ce ne siano tanti armati in maniera differente, le tecniche per affrontarli più o meno sono sempre le stesse, tranne quello armato di pistola che ovviamente richiede una tecnica un attimino più differente e un pochino più ragionata. E poi ci sono quelli che vanno in moto, che sono praticamente impossibili da disarcionare visto che gli attacchi volanti non si riescono a fare. La difficoltà complessiva del gioco non è molto elevata, i singoli nemici affrontati singolarmente sono molto facili da sconfiggere e la difficoltà deriva più che altro dal fatto di doverne affrontare più di uno alla volta. E poi c'è da dire che il Nunchaku rende le cose molto ma molto più facili, aumentando il range dei nostri attacchi. L'unico problema è che questo Nunchaku si può perdere dopo qualche hit, dopo qualche colpo ricevuto. Infatti molte volte la sfida è anche arrivare a fine del livello mantenendo il Nunchaku. Ma la cosa più divertente di questo gioco sono sicuramente i boss di fine livello. Si va dallo zozzone barbuto che ci aspetta alla fine della strada a questo tizio dalla sessualità molto, molto dubbia che ci combatte facendoci il dito e facendo delle capriole indietro. Capriole indietro molto odiose, visto che in questo caso mi sta facendo tornare indietro per tutto il livello. Ma dove va? E poi su questo fantastico ponte abbiamo questa sorta di punk con questa sfera volante. E poi dopo abbiamo il suo fratello che invece lancia i candelotti di dinamite e non vuole saperne di scendere da questa pedana. E ancora qui torna il fatto che non si possono fare gli attacchi volanti. Quindi mi tocca aspettare che scenda per poi picchiarlo. Però nessuno di questi boss rappresenta una sfida particolarmente difficile. Anzi, molte volte la tecnica preferita per farli fuori è quella di abbassarsi e dare dei grandi pugni nelle parti basse. Questa cosa da piccolo mi divertiva veramente tanto. E poi il boss finale è questa sorta di elegantone che combatte sopra questa sbarra d'acciaio in cima a questo cantiere. E da notare, anzi da non perdere, questa fantastica animazione che lascio a voi commentare. Ma in definitiva questo Vigilante presenta solamente 5 livelli. Non è una sfida particolarmente entusiasmante. Secondo me c'è di molto meglio, sia su Master System che ovviamente da altre parti. Vabbè, per oggi è tutto e ci rivediamo la prossima volta.